Salve a tutti e dolcette passanti, io sono Kel. Io sono Eri e queste sono le Case Adventures. Oggi siamo qui per un episodio nuovo di quello che si usa a definire le assurde teorie di Keller, possiamo definirlo così. Perché cosa succede in questo video? Perché, per spiegarlo, praticamente Eir, ogni volta che esce un episodio nuovo, applica un regime di, come si può definire, censura su tutti i social network. Quindi io apro Instagram e praticamente mi butta fuori Instagram, letteralmente, L'idea è quella. perché io non posso avere spoiler, perché Eir vuole che la mia Che opinione, Ken sia spoiler free. sì, la mia opinione pura e semplice sulle cose, proprio senza influenze esterne. Ma è per Questo va a voi, io lo finire. faccio per voi, Sì, questo va a ragazzi. finire che io passo una settimana che le pause studio fisso il muro perché non posso aprire un social network che sia uno. Quindi cosa succede? Il Roger mi sottoporrà a tutte le immagini dell'episodio. 19 di Andaria, Ah, quello che è Fran. l'ultimo uscito. Quello François. Partiamo con le illustrazioni. Lei è l'unica, l'ultima illustrazione che ha visto, penso sia quella dell'episodio 4, che è quello l'ultimo che abbiamo giocato, giusto? Ok, quindi tu non sai, non hai la minima idea di cosa succede nel mezzo. No, io so che sono un aborto della natura e che probabilmente tutti quelli intorno a me sono pesantemente fumati. So che c'è una guerra, ma non sembra perché le persone girano come se fossero al circo. E Ok. poi cos'altro? Penso niente. Ah, sì, che abbiamo degli strani animali, ci sono delle strane pecore o conigli con due gambe che parlano, ma non ho ben Andiamo capito avanti. perché, ma va bene. Andiamo avanti. Quattro illustrazioni nell'episodio 19. Non dico, lo vediamo man mano di chi sono, partiamo da quella che secondo me è la più brutta. Perché, no, ma non perché il concetto in sé è che è venuta male. Semplicemente è questo, poverino. Ecco la prima E immagine. questo è Zara. Ok, allora, Sì. l'immagine in sé c'è, cioè, ci dà dentro, su questo è sicuro nel Daria. Un Comunque, la giallo, cosa vabbè. che è bello, come noi siamo già nu completamente nude, come al solito, del resto, lui è ancora vestito, ma soprattutto la cosa che mi inquieta di più è la sua faccia. E Sì, è quella che vota il male. fatto che i suoi capelli sembrano fatti con tipo un righello. Sono dritti proprio, brutalmente dritti. E noi stranamente siamo sexy, quando in realtà se vedi le altre immagini sembriamo Sì, è vero. delle Sì, piattole. vabbè, questo è vero. Ammetto che hanno un po' tematizzato le forme della nostra protagonista. Allora. Allora, intanto ho così a pelle, è la Sansa di lui, perché c'è quei rigori strani che sembrano cinesi come lui è vestito. Ok. Poi, lui sembra stato più acidi, forse è l'unico motivo per cui ha letto con noi, perché è drogato, e forse ha drogato anche noi, perché è possibile, non lo so, le dinamiche di No, no. questa cosa. Per una volta lei sembra vestita con una tenuta che sia veramente da combattimento, Sì, manca la parte e sopra. non da ballerina del ventre o carnevale di Rio de Janeiro. E poi cos'altro? Boh, poi per il resto, sì, tranne che, sì, lui sembra che sia per svenire. Infatti, allora, la bocca di lei è venuta male. È strana, però ci potrebbe anche stare. No, lui però sembra proprio che, se Lui voi ve sta. lo immaginate che sia per cadere per Sì, terra, è esatto. perfetto. Infatti, è vero. Lui proprio sembra andato. Però, invece, in E realtà. beh, se gli overdose cadono ogni tanto. In realtà Io non so no. se voglio vedere come, se voglio sapere come siamo arrivati qui. Sono curiosa di immaginarmelo proprio. Cosa può essere successo? Vediamo. Inventiamoci qualcosa. Allora, io sono rimasta che abbiamo scoperto di essere un obbrobrio. Ok, adesso abbiamo scoperto che lui è feticista degli obbrobri. Ok, Il feticista degli obbrobri. Fantastico. Zara è così convinto. allora, mi immagino che la nostra storia sia andata avanti e siamo entrati siamo dentro una guardia, stiamo Quello lo finendo. siamo già. Sì, ecco, sì. Quindi un po' ci manderanno in missione, ci saranno dei cattivi, mi Ok. auguro, perché c'è una guerra e non ho ancora capito che è il cattivo in questa cazzo di guerra, ma non ce l'ha mai detto. Poi l'oracolo ogni tanto appare, ci dice qualcosa, quindi probabilmente ci sarà una profezia intorno a noi che faremo dei danni, quindi siamo quasi importanti. Poi cosa potrebbe essere successo? Secondo me, eravamo in missione, hanno attaccato i cattivi, lui è rimasto ferito e lei ci è rimasta di sasso per il fatto che lui è ferito, è classica dinamica. E poi alla fine, vissero felici contenti e anche lui probabilmente avrà due costole rotte, però tanto saltare sul letto va bene lo stesso.
No. No, ok, mi hanno cannato, però contando che non No, avevo vabbè, informazioni. esatto, infatti, come considerandoci, allora, è giusto che sono in missione. Vabbè, ci vuole poco perché ufo quello non fa nient'altro. Infatti quella non è la loro camera, sono proprio in un altro paese, non sono nella guardia di Elle. Sono c'entra il personaggio che appare nell'episodio 11. In pratica vanno da questa qua che dovrebbe aiutarli perché c'è un problema con il cristallo. Adesso forse ho capito, cioè, questi uomo missione fuori città è il weekendino Esatto. privato. Ho capito cosa vogliono fare Il questi. problema è che no, non si sa bene perché, però lei è un incubo. È in questa stanza, che è la sua stanza degli ospiti, non lo so cosa sia. E si fa il ragazzo. Si Non è sveglia propriamente un che incubo, io lo definisco così un si incubo. sveglia che è in lacrime. Allora c'è lui che la consola, il perché lui è lì proprio, c'è tutto il pre, che è un dramma. Non mi ho ben chiaro a dirvi, vero, se lui era nella stanza quando lei si è svegliata. Secondo me è arrivato dopo. Forse ha urlato e lui è Può arrivato. essere tipo una cosa del Ma genere. solo loro due? Cioè solo con quello con che è il flirt? È in missione? Quello della guardia? O... No, è quello con cui ha il flirt, a quanto ho Ovviamente. capito io. Vabbè, Se sì. no... Pratica, lei si sveglia. Se no sai che sfiga È andare lì con che... Kerosene in missione. Tu dici lì, io potevo No, essere con Balchion, invece mi trovo con Kerosene. no. Se va bene dorme come il suo gufo appollaiato in un albero. Ecco. No, e allora arriva il ragazzo che la consola e l'abbraccia e bla bla bla. Lei però ha gli ormoni a palla, non sa bene perché, e quindi iniziano ad andarci dentro. Ginnastica, per i bambini è Iniziano a ginnastica. fare ginnastica. Le varie teorie sono che probabilmente andranno molto avanti in questo, però altre teorie dicono che invece arriverà puntualmente qualcuno a interromperli, cosa che penso anche io, perché insomma, questa secondo me è la seconda venuta peggio, quindi la terza venuta meglio. Allora, Valkyrie anche lui sembra che sia per svenire lì sul posto. E mi piace la tenuta della Continua, a te guardiana. continua a piacere quella. Sì, perché non, cioè, non saprei come definirla, è pornografica, questa immagine, ma cioè, pornografica in maniera abbastanza tranquilla comunque. Sì, no, no, ma non potevano poi esagerare. Non capisco questa parte qui di Valkyon È esattamente. quello che Che non. Che cos'è questa parte? la taglia sui suoi pantaloni, che non Lo sa. so, ma non capisco come è messa la gamba. Ma non è. Ok, ce n'è una qua e un'altra lì, Ma quella penso. è la gamba della Ah! dolcetta e della guardiana. Non lo so dove sia. Questa è la guardiana. Questo è Valkyon, ma non capisco, è la schiena che continua, poi qua c'è il culo da giù. No, Sì, direi di sì. È bello grosso lui, devi capire questo. ma l'immagine se mi piace, No, l'immagine non non è so se mi brutta, però piace. è. Cioè, i capelli sono un po' strani Ecco, qui, cioè non. sembra una persona diversa rispetto Sì, forse all'altra immagine. Valkyon sembra, cioè se Valkyon lo prende adesso, lo appoggi sull'altro, sembra che stia dormendo. sì. Lei è abbastanza normale. No, non mi piace tanto la sua espressione, Sì, però. anche lei sembra un po' in coma, però, cioè, non lo so, Cioè, penso che voglia dire che è comunque presa dalla passione, dal piacere, insomma, È in è hype, è ippata, come dico io, ipata. è ippata. No, però, cioè, No, però è venuto abbastanza bene. cosa non mi dispiace, cioè, si vede che, almeno fa vedere bene la natura Sì, di Valkyon, è ecco. un animale, e si vede in tutto, Sì, è cioè, un qua si vede animale. in tutto per tutto che è un animale. Papà orso. Non è Ok. proprio Papà Orso, però è un animale, diciamo, Va è bene. più detersivo man, anche Sì. qua deduco che in retroscena sia sempre questa che si sveglia di Sì, no, la colpo, scena è sempre quella. è in calore, arriva l'animale in calore e poi succede tutto, Ma in realtà ok? è lei che inizia, a quanto ho Sì, ma capito. anche lui sembra che non gli No, a dispiace. lui Poi no, non no, sembra. non Andrew dice. sembrava in coma, lui non sembra molto in No, coma. lui è più attivo. Attivo, sembra che stia per addormentarsi piantando la testa nel suo petto, però va bene, poteva essere Bene. simpatico. Allora, questa non mi piace Ah, tanto no? perché sembra che stanno entrambi piangendo. Non so perché, ma cioè, lui sembra che abbia quasi le lacrime agli occhi. No, in realtà sta puntando al collo, Sì, lo so, secondo sembra un vampiro, anche se ha i denti aguzzi. Però non lo so, sembrano tristi quasi, come se stessero per piangere. Sembra. Sembra, ovviamente. Poi non voglio sapere, cioè si sa cosa stanno facendo, però non so, no, questa. Non ti piace tanto? E poi non sembra Nebra. Non lo so, non mi sembra. Cioè, lo riconosco che lui perché è vestito come lui e tutto, però boh, mi dà l'impressione di non essere Nebra. Poi io li conosco poco, Sì, però. non è che io abbia visto tutto sto Questa sì, granché alla questa fine. non mi è piaciuta perché sì, sembra che stiamo Ok, piangendo. pensavo. Io questa l'avrei messa al secondo posto invece, come No, ma è entrambi. disegnata bene, cioè, ovvio, poi io, per come so No, no. disegnare io, perfino due bastoncini sono disegnati bene. Dai, Però no, dai. mi piace come è fatta. No, però il concetto, cioè come quello che trasmette non ti piace tanto. No, Ok, ci sta. perché almeno questa volta, cioè, nelle altre, la situazione era chiara e i visi erano strani. Sì. Questa invece, al contrario, cioè, l'intera situazione sembra quasi fatta Sì. apposta per dire.
cioè come se fossero disperati quasi. Può essere, perché santo Dio. Sì, potrebbero essere disperati lo stesso, però sembrano disperati, sì, non mi sembrano in modalità ginnastica tosta. Ginnastica artistica. Quindi sì, circo di Soleil. Sì, sembra, non so, vedi, c'hanno queste lineette azzurre qui. E sono gli occhi, proprio. Che però sembrano quasi che fossero quasi lacrime, cioè non... I have no idea. Non lo so, mi dà l'impressione che stia piangendo. Ah, impatto, poi se mi immagino meglio... Probabilmente sì. Ma se vedi forse il contrario, però sì, capisci il senso, cioè... Sì. Perché... Questa è la migliore delle quattro, nonostante, poverina, ha un po' di scogliosi questa ragazza. Ok, sorvoliamo sul fatto che la sua spina dorsale si è spezzata a metà malamente. No, questa non mi dispiace per non niente, poi non c'è pezza. A me la tenuta sua è del tipo, le adoro i vestiti, i loro vestiti. A me il suo, in realtà la sua tenuta non mi piace tanto, però. A me piace un botto sia lui che lei, è come tenuta, e non mi dispiace per niente. Poi siccome immagino questa, penso che sia quella... Allora, le facce sono giuste. Grazie a Dio, cioè esprimono la giusta sensazione. E non so, forse lui è un po'... lui sembra più rigido solo perché lei forma un perfetta V qua, cosa che di solito la schiena fa così. Sì. Io se ho la schiena così, di solito sono in ospedale perché me la devo dare una nuova. Secondo me sei direttamente all'obitorio. Però sì, cioè lui sembra molto più dritto solo perché effettivamente è umano, lei no, e quindi... Però no, questa mi piace. Molto bene, sì. Però non mi dispiace come immagine, questa è bella. Sì. Questa è bella, sì. Sì. Le altre... Trasmettono meno. Sì, mi hanno detto un po' meno. Poi mi ha lasciato il succo quella di Nevra, che me la immaginavo... forse me la immaginavo diversa. Invece, la prima impressione che mi ha dato di colpo, senza contare, senza niente, era che piangevano, disperati. Comunque, no, in generale sull'episodio 19 sono curiosa, ma la cosa che mi ha incuriosito di più è che tanto sapevo che prima o poi succedeva una cosa simile, perché sennò sparano. Però devo dire che mi ispira di più il fatto che usciamo anche dal paese lì, come cappero si chiama, dalla guardia di El, ci spostiamo. Poi l'argomento sembrava quasi asiatico e mi ispirava un botto. E quella cosa lì devo dire che mi è piaciuta tanto. Poi sì, queste immagini qua, sì, fuori contesto. Cioè, diciamo che uno gioca e poi gli pare queste immagini, dice, oh mio Dio! Oh my God! Sì, però... What happened? Come ci siamo arrivati? Sto sognando, è probabile. Però sì, per il resto, no. Mi ispira l'idea di uscire dalla guardia di El. Mi piace più queste cose. Sì. E come al solito, buonanotte! Leggete passanti.